Sì, ti dice la presentazione della professoressa Marco. Sì, ho parlato per la prima volta circa un anno fa con Margherita della tesi. Le idee non erano chiare, ma due punti erano certi fin dall'inizio: fare ricerca intorno alle forme delle sedi tesi dal 300 e riuscire a stampare su stoffa un disegno modulare. Declinare un'illustrazione in oggetti di uso comune ci rimane immediatamente all'affascinante ideale inserito da William Morris e i suoi nelle Arts and Crafts della Regione di Terra. Ma la ricerca di Margherita non pone le sue basi in Occidente, guarda invece al lontano Oriente, dove la seta è definita già molto prima della nascita di Cristo come un materiale sottile come aria di cicale e leggero come un bue di fumo. E da dove per via di mare e terra è arrivata fino a Lucca, contaminandosi con la cultura locale e per mano di straordinari artigiani dava origine a nuove forme, infittendosi di trame fatte di animali e intrecci botanici. Quindi Margherita si è, direi, infilata nella sua ricerca tra trama e ordito e ha cercato tra le piante dell'orto botanico della città nuovi materiali da illustrare, in particolare modo in cui gli intrecci vegetali diventano pattern e rigogliosi decori. Insomma, ha mescolato ricerca storica e indagine botanica per realizzare poi degli strumenti propri di chi disegna dei nuovi magnifici motivi che sono pattern, ma sono al tempo stesso racconti, contemporanee, sovrascritture modulari di antiche e di grandi tradizioni. Grazie mille. Grazie. Sì. Grazie a voi e grazie alla mia relatrice Silvana, che purtroppo non può essere qui. E allora, il progetto nasce dalla mia passione per il mondo del tessuto, di cui ho voluto approfondire e studiare la storia della seta di produzione lucchese di epoca medievale. Lucca, città dove sono nata, è anche stata centro di particolare rilevanza nella storia dell'arte tessile occidentale. Infatti fu uno dei punti di maggiore produzione europea appunto all'inizio del 200. Grazie alla ricchezza di decorazioni a tema vegetale, unito a un mio già presente interesse per la botanica, ho provato a individuare nelle decorazioni delle piante di specie botaniche particolari, e le ho fatte diventare il soggetto della mia tesi, che si sviluppa come una raccolta di patte che evocano il mondo del tessuto appunto medievale lucchese in uno stile, in una chiave diversa, e che dedica ogni parte a una pianta diversa. Per comprendere un pochino meglio il repertorio da cui parto, accenno alla storia della seta, che nasce in Cina nel terzo millennio avanti Cristo, tecnica che rimane segreta per migliaia di anni, anche quando si va a diffondere in tutta la zona dell'Oriente. In Occidente arrivavano solo tessuti finiti o comunque fili grezzi, e attraverso la famosa rete della via della seta, rete di tratto commerciale. Quindi i tessuti che arrivavano in Occidente, amatissimi e richiestissimi, sono stati poi anche fonti di ispirazione poi per gli artigiani lucchesi successivamente. I tessuti le tre tipologie principali che caratterizzano i tessuti che arrivavano in Occidente sono i tessuti persiani, ricchi di decorazioni animali, spesso disposti in modo simmetrico e il tipico modulo a medaglione unito a degli animali frontali, i tessuti arabi, che invece seguono le regole dell'arte islamica, rappresentazione non umana e non animata, quindi principalmente elementi geometrici o vegetali, anche calligrafia sempre a scopo decorativo, e questa diciamo decorazioni tipiche del concetto dell'horror vacui, molto fitte e compatte. Ovviamente i tessuti cinesi, i più colorati, i variopinti, che ospitano animali fantastici provenienti dalla cultura
anche varie, insomma, ariose anche. Quindi dal connubio di tutti questi tessuti che poterono osservare e studiare, i lucchesi cominciarono la loro produzione ispirandosi a questi artigianisti. Allora, possiamo comunque catalogare i frammenti che sono arrivati ai nostri giorni in alcune categorie di tessuti. I diaspri, che sono i più famosi in assoluto dei tessuti lucchesi, si caratterizzano per intanto una tipologia di tessuto monocromatico, infatti il disegno si realizza attraverso la sovrapposizione del filo, e invece il modulo di decorazione a goccia unito a coppie di animali molto grandi. Poi i lampazzi a piccoli motivi, che invece sono tessuti operati a due fili, cioè con due fili colorati, e infatti il disegno si crea attraverso invece l'unione di questi doppio colore, che invece si caratterizzano per decorazioni molto fitte, appunto che richiamano un po' ai tessuti arabi. I lampazzi di ispirazione Kned, che invece sono abitati da questi diciamo, tralci ondulati, pavoni più decorativi e più anche dinamici. I tessuti e baldacchini, che invece hanno la caratteristica di essere divisi in partizioni orizzontali, a volte anche a carattere narrativo. E poi un'ultima categoria che ne comprende, diciamo, molti frammenti, che sarebbe quella del tardo 300, che sono i tessuti in cui inizia a emergere anche il stile gotico occidentale, molto più complessi e ricchi di elementi vari. Le specie botaniche individuate sono appunto frutto comunque di un'interpretazione, anche grazie a botanici esperti in materia, che mi hanno aiutato appunto in questa parte del lavoro. E il primo è l'acanto, pianta erbacea che è da sempre nella storia dell'arte orientale, che è classica, appunto come nel capitello corinzio. Poi la clematide, che invece è una pianta rampicante, ricca di fiori, che era coltivata già in epoca romana per la bellezza appunto dei fiori. Poi l'edera, sempre rampicante, anche questa presente in quasi tutta la simbologia classica, sia romana che greca. Il gelsomino, che invece è una pianta di origine orientale, anche questa molto ricca di simbologie legate al fiore, al profumo dei fiori, sia anche in Oriente, Estremo Oriente, che in Medio Oriente. Dormitogallo, che invece è una pianta erbacea che prende anche il nome di stella di Betlemme, invece è simbolo della religione cristiana della cometa. Poi l'ortensia, pianta arbustiva di origine orientale, chiamata anche rosa del Giappone, amata per l'infiorescenza particolarmente bella. La palma, albero che è in quasi tutte le religioni venerato, comunque simbolica del bacino del Mediterraneo. E infine la vite, che è per eccellenza la pianta, diciamo, venerata in Occidente, simbolo di vita. Ok, allora i pattern realizzati sono due per ogni pianta. La palette scelta comunque richiama ai colori dei tessuti medievali, tutti i colori che comunque avevano una simbologia ai tempi. Lo stile è legato, diciamo, a una linea molto fluida e molto sintetica. E qui vi faccio vedere, insomma, le immagini. Questa è la pianta dell'acanto, anche in questo caso qui si richiama un po' al motivo decorativo del medaglione, animali frontali. Questo, in questo caso per la clematide, abbiamo un pattern che richiama invece ai tessuti di ispirazione Kned, quindi il tralcio ondulato ricco di fiori. Anche in questo caso la clematide rampicante, quindi tralcio continuo. In questo caso abbiamo l'edera, il pattern richiama invece ai tessuti di diaspri con questo motivo a goccia. E in questo caso invece, per esempio l'edera, partizione orizzontale,
baldacchini, per il gelsomino abbiamo invece tessuti di una decorazione più minuta che si avvicina ai tessuti lucchesi a piccoli motivi, la mossa a piccoli motivi. Ornito gallo, anche in questo caso una perfezione più diciamo lineare e orizzontale, mentre in questo caso sì, il modulo è molto più libero e aperto, quindi il pattern è più compatto, è più omogeneo. Per l'ortensia, protagonista dell'infiorescenza colorata e in questo caso disposto in modo ortogonale, mentre in questo caso si unisce in una rete di ovali. La palma, ho fatto un pattern un po' più minuto e in questo caso la palma è ortogonale e più omogenea, mentre in questo caso è in una posa più dinamica e quindi crea questo movimento proprio più molto compatto, quasi di orrubacque. E infine la vite, che in entrambi i pattern si definisce con un solo elemento vegetale, un ramo ricco di ramificazioni e queste foglie molto decorative. E infine, per concludere e dare anche un'applicazione che era quella di far ritornare i disegni all'origine da cui sono nati, quindi l'applicazione al mondo dell'abbigliamento e del tessuto, ho fatto appunto un adattamento di due di questi pattern, adattandoli appunto a quelle che sono le regole per il mondo dell'abbigliamento, quindi pattern molto più sintetici, dai colori neutri, che prendono si trasformano in moduli omogenei, appunto, che si possono adattare bene anche alla tridimensionalità del corpo. E qua ho fatto alcune declinazioni del pattern della clematide e della vite. Ho fatto anche stampare due esempi per vedere insomma il risultato come potesse essere su il tessuto. In questa fase mi sono fatta anche, diciamo, ho avuto il supporto anche di una stilista che è la director di A.B, un brand di abbigliamento, Barbara Garofali. Grazie. una composizione che è sempre il modulo che poi ho ripetuto a seconda
seconda un po' del pattern è un modulo diverso e anche con disposizioni diverse, alcuni sono semplicemente traslati orizzontalmente, alcuni verticalmente, alcuni ribaltati e così via. Una destinazione di questa tesi potessi pensare a fare qualcosa? Allora, prima diciamo pensiero appunto è stato quello di portare al mondo nuovo del tessuto queste immagini, però appunto riadattandole, però anche i pattern che ho realizzato, i primi appunto di ispirazione medievale, potrebbero avere benissimo un'applicazione o nell'ambito dell'arredamento, quindi più immagini diciamo superficie piatta, magari anche tappezzerie oppure insomma tessuti per l'arredamento, anche nella cartoleria potrebbe avere insomma questo scopo sicuramente. Direi che sono più adatti a superfici piane rispetto invece agli adattamenti che ho fatto dopo, che invece possono anche avere una tridimensionalità e essere indossati. Ma come proprio competenza può maturare nel corso del sviluppo della tesi, adesso naturalmente andresti a cercare qualcosa che... Sì, mi piacerebbe molto. Cioè che sia di applicare questa conoscenza in ambito anche lavorativo. Sì, mi piacerebbe molto, sì, riuscire a produrre qualcosa, insomma, un prodotto commerciale. No.